Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6 in apertura all'emergenza coronavirus. Partiamo dai dati. Nella settimana dal 20 al 27 di novembre, cioè in questa settimana, in Abruzzo sono stati accertati complessivamente 3.978 casi di coronavirus. Sono poco più di 32.000 i tamponi eseguiti in 7 giorni e risultato positivo mediamente il 12,43% dei campioni analizzati. Il dato è in calo rispetto alle settimane precedenti. Per quanto riguarda i decessi, negli ultimi 7 giorni sono stati 129, un dato superiore rispetto alla scorsa settimana e ai primi di novembre. Rallenta anche l'aumento degli attualmente positivi al virus, che nell'ultima settimana sono stati 2.183 in più. Vediamo comunque il servizio che riepiloga un po' i dati e soprattutto fa il punto sull'indice RT. Si avvicina ad 1 l'RT in Abruzzo, l'indice che misura la capacità e la velocità di trasmissione da uomo a uomo del virus. Al 24 novembre si è attestato in Abruzzo all'1,06% rispetto ad una media nazionale che è dell'1,03%. L'Abruzzo, nonostante la zona rossa però, continua ad essere tra le regioni con indice sopra ad 1, assieme a Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana, Veneto. Le regioni con RT inferiore ad 1 invece sono Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta. Sebbene dunque ci sia stato un netto calo dell'RT, la settimana scorsa era l'1,32, l'Abruzzo, sempre stando ai dati arrivati alla cabina di regia ministeriale, resta fuori dai parametri d'allarme del 30% di occupazione delle terapie intensive e del 40% dei posti letti internistici. Infatti, al 24 novembre l'occupazione dei reparti Covid era al 50% e quella delle terapie intensive al 39%. Numeri dunque che restano preoccupanti e non allentano la pressione sui nosocomi, perché fanno il paio anche con i nuovi positivi. Oggi sono 510 di età compresa tra gli 11 mesi e i 95 anni. I tamponi analizzati sono 4.195 per una percentuale di contagi identificati pari al 12,15%. Scendono lentamente i pazienti ricoverati, 689 in totale, meno 5 rispetto a ieri. Stazionario il numero delle persone in terapia intensiva, sono 74. 16.798 più 232 rispetto a ieri sono invece in isolamento domiciliare. Crescono le guarigioni, 8.097 più 267 rispetto a ieri. Il bilancio dei pazienti deceduti purtroppo ne registra altri 17 e sale a 868 di età compresa fra i 61 e i 95 anni, ma 12 però fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Gli attualmente positivi dunque sono 17.561, con un aumento di 227 unità rispetto a ieri. Dopo alcuni giorni di tregua, in cui il contagio aveva colpito la costa e il pescarese, torna a prevalere la provincia dell'Aquila nella mappa del contagio. E lei è la più colpita con 258 nuovi casi, mentre fra le città Pescara resta sempre la più contagiata. Iniziato oggi e proseguirà fino al 6 di dicembre lo screening di massa in provincia dell'Aquila. Chiunque potrà sottoporsi al test rapido in maniera gratuita e il risultato sarà comunicato entro 3 ore. Andiamo a vedere quali sono i comuni interessati, ascoltando anche l'intervista realizzata da Stefano Recanati, sia al presidente della regione Marsilio che all'assessore alla sanità Verì. Ecco Presidente, oggi iniziano questi test di screening anche in provincia dell'Aquila, un passo importante per mappare il Covid-19 in Abruzzo. Lo riteniamo un passo decisivo. La regione Abruzzo, dopo l'esperimento della provincia autonoma di Bolzano, è la prima regione in Italia che dà via a questo screening massivo, partendo dalla provincia aquilana che è quella più colpita. A mano faremo questo lavoro su tutta la regione e su tutte le province e io invito tutti i cittadini ad aderire, naturalmente è uno screening volontario, nessuno viene obbligato a farsi un tampone, ma attraverso questo tampone antigenico rapido che nel giro di un quarto d'ora dà un risultato ad oggi sufficientemente attendibile. Abbiamo dovuto attendere ovviamente che il Ministero della Salute e gli organismi nazionali e comunitari dessero delle risposte su questi tamponi.
potremmo intercettare precocemente tutti i positivi, soprattutto gli asintomatici, che sono quelli più difficili da trovare, e mettere in sicurezza il territorio. Peraltro, a differenza della provincia autonoma di Bolzano, la regione Abruzzo a tutti quelli che verranno trovati positivi, oltre a metterli subito in isolamento, gli faremo poi il tampone molecolare di conferma successivo per dare ulteriore validità scientifica e medica e diagnostica a questo screening. Oggi partono questi test screening in provincia dell'Aquila, il Presidente l'ha detto, un punto fondamentale di questa mappatura, anche lei è d'accordo su questo? Sì, senz'altro sono d'accordo, è uno screening, è un esperimento che stiamo facendo nella provincia dell'Aquila, ma soprattutto parte da in questi giorni un grande risultato, abbiamo ottenuto un grande obiettivo che è quello di permettere a tutti i laboratori accreditati e autorizzati di poter effettuare i tamponi. E lo possono fare sia coloro che fanno parte di un tracciamento, quindi che hanno quella che è la cosiddetta ricetta, ma anche coloro che liberamente scelgono di poterlo effettuare. Quindi un grande traguardo nella nostra regione. Adesso andiamo a vedere il via ai lavori per la ristrutturazione del presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Il progetto esecutivo sarà approvato la prossima settimana. Aprile 2021 è questa la data fissata per inizio dei lavori presso l'ospedale San Massimo di Penne. Il progetto esecutivo che apporterà miglioramenti sismici degli ambienti e degli impianti sarà approvato, stando al cronoprogramma, la prossima settimana. I lavori complessivi ammontano a circa 13 milioni di euro e in 2 anni porterà al potenziamento anche dei posti letto di circa il 40%. La sottoscrizione tra Ministero della Salute e Regione Abruzzo vincolerà la somma, quindi destinata al solo ospedale dell'area Vestina, con investimenti ulteriori su personale e tecnologie. La settimana prossima presentiamo questo progetto esecutivo, una struttura, personale, organico, e anzi una promessa: in aprile metteremo la prima pietra, quindi ci rincontreremo a primavera con la posa della prima pietra. Ecco, dottor Ciamponi, nei giorni passati c'era stato anche un incontro con la FIALS, avevano chiesto la possibilità di non ristrutturare questo San Massimo ma di fare proprio una struttura nuova, penso sia impossibile a questo punto. Due motivi: il primo è che abbiamo un finanziamento vincolato, rischieremo di perdere il finanziamento. Fare una struttura nuova, l'impegno finanziario sarebbe molto più importante rispetto a quello attuale, quindi è giusto proseguire su questa strada. I cittadini dell'area Vestina sono stati delusi negli anni perché hanno sempre sentito parlare di una cifra importante di oltre 12 milioni di euro, però nulla si vedeva. A questo punto invece esiste un progetto, addirittura, quindi speriamo di che ciò sia vero dal punto di vista anche del cronoprogramma, esiste una data che è quella di aprile in cui dovrebbero iniziare i lavori, quindi io dico per adesso va bene così, è chiaro che molto si potrà fare e si dovrà fare ancora, oltre quello che è stato detto oggi. Si è parlato appunto di un contenitore. Però appunto il contenitore al proprio interno deve avere un contenuto che è un contenuto umano e anche di strumentazioni, di medici, infermieri, OS, cioè di persone che possono far andare avanti l'ospedale, che è fatto, ripeto, di tecnica, spazi, ma soprattutto di figure professionali umane, insomma. Rapina alle poste di via Montefaito a Pescara. In azione attorno alle 13.30, due uomini con il volto coperto e armati di pistole. I malviventi hanno legato il personale dell'ufficio con delle fascette da elettricista, minacciando i dipendenti e prendendo i soldi presenti in cassaforte. Poi si sono dati alla fuga con il bottino, che secondo una prima stima sarebbe di 300.000 euro. Al momento del colpo nella filiale c'erano il direttore, 3 dipendenti e un'addetta alle pulizie. E di oltre 76.000 euro la somma complessiva indebitamente percepita da 5 soggetti con il reddito di cittadinanza. Sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Vasto, che li ha segnalati all'autorità giudiziaria. Giuseppe Dintino.
Beccati altri 5 furbetti del reddito di cittadinanza. Percepivano indebitamente il sostegno economico e per questo sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e all'INPS di Chieti, dalla Guardia di Finanza di Vasto. In uno di questi casi, spiegano le forze dell'ordine, erano evidenti discordanze con le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni passati. Altri invece si sono, per così dire, dimenticati di comunicare informazioni come la proprietà di fabbricati e terreni, lo svolgimento di attività commerciali o il percepimento di altre forme di reddito. Altre cause che hanno determinato l'esclusione dal beneficio hanno riguardato l'omessa certificazione di precedenti penali o la fittizia residenza in affitto. Ora i 5 subiranno l'immediata revoca dell'erogazione del reddito di cittadinanza, la disattivazione della carta di pagamento elettronica, nonché il recupero delle somme indebitamente ricevute che ammontano complessivamente a oltre 76.000 euro. Individuata dalla polizia la persona ritenuta responsabile di aver piazzato ieri la bomba carta poi esplosa davanti ad una palazzina di Pescara al confine con Montesilvano. Si tratta di una 53enne della cittadina adriatica che è stata denunciata per danneggiamento aggravato. Si tratta di un uomo. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per motivi legati al consumo e allo spaccio di droga, ma all'origine dell'episodio avvenuto ieri sera, secondo i primi accertamenti, ci sarebbero questioni personali. Al 53enne si è arrivati grazie alle immagini registrate dalle camere di videosorveglianza dell'edificio. Nel video è visibile un uomo che entra nel palazzo poco prima dell'esplosione. Nell'edificio ci sono abitazioni, studi professionali e al piano terra un centro estetico. La deflagrazione ha danneggiato il portone del palazzo e la vetrina dell'attività commerciale. Andiamo avanti adesso con un'altra notizia che invece riguarda la cronaca giudiziaria. Il Tribunale del Riesame di Teramo ha annullato parte del sequestro preventivo dei fondi che era stato disposto dal GIP lunedì scorso nei confronti di amministratori e società Strada dei Parchi. A rivelarlo è lo stesso gruppo Toto, che in una nota spiega di aver accolto con soddisfazione l'ordinanza che dicono annulla interamente il sequestro di ingenti fondi dei suoi amministratori, e per la maggior parte, 21,8 milioni circa sui complessivi 26,7, il sequestro dei fondi delle società, a conferma di quanto sostenuto dal gruppo in merito alle infondate accuse formulate. Lunedì scorso il GIP di Teramo aveva depositato il sequestro per la mancata manutenzione dei viadotti del tratto teramano della A24. In una nota il gruppo spiega che la decisione rappresenta un passo importante che restituisce verità a ricostruzioni mediatiche scorrette, fantasiose e gravemente lesive dell'immagine e dell'operato del gruppo Toto e dei propri amministratori. Il provvedimento del Tribunale, andando al di là di ogni clamore mediatico, dice ancora la nota, conferma che le accuse che hanno portato al provvedimento di sequestro dei fondi alla Toto Holding e alla Toto Costruzioni, agli amministratori e dirigenti delle società, si basavano su presupposti errati ed è questo che oggi è emerso con chiarezza. Conclude la nota, è stata infatti ribadita la piena legittimità dell'assegnazione dei lavori alla Toto Costruzioni. E noi proseguiamo voltando pagina. Un importante traguardo scientifico è stato raggiunto nella nostra regione, la collaborazione all'esperimento Borexino ha ottenuto nei laboratori del Gran Sasso la prima prova sperimentale di come viene prodotta l'energia all'interno delle stelle tramite nuclei pesanti. Vediamo di più nel servizio. Perché le stelle brillano? Fin dall'alba dei tempi uomini e donne di tutto il mondo hanno rivolto gli occhi al cielo interrogandosi sui segreti degli astri. Ma da oggi, grazie a uno studio pubblicato su Nature, sappiamo qualcosina in più su come funziona l'universo. Stiamo parlando dell'esperimento Borexino, che ai laboratori nazionali del Gran Sasso ha dimostrato per la prima volta al mondo uno dei due meccanismi di produzione d'energia all'interno di stelle come il Sole. Dopo aver studiato il meccanismo cosiddetto catena protone-protone, si è giunti ora alla prova sperimentale di quello che coinvolge elementi più pesanti. Questo secondo meccanismo è presente nel Sole per l'1%, ma è predominante nelle stelle più grandi. È un meccanismo che coinvolge processi nucleari e la trasformazione di idrogeno in elio tramite
la partecipazione a questi processi di fusione di elementi quali il carbonio, l'azoto e l'ossigeno. Il tutto è nato dall'intuizione di due astrofisici tedeschi che nel 1938 ipotizzarono che la fusione nucleare è alla base dell'energia prodotta nelle stelle, consentendo a queste di brillare per miliardi di anni. 80 anni dopo, grazie alla tecnologia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel cuore della montagna abruzzese, un team internazionale di ricercatori, ingegneri e tecnici è giunto alla prova sperimentale di quanto ipotizzato diversi decenni or sono. Questo ci aiuterà a capire meglio il ruolo dei nuclei pesanti all'interno delle stelle e chissà se studiando l'energia stellare un giorno riusciremo a elaborare nuovi modi di produzione energetica anche qui sulla Terra. Produrre energia attraverso la fusione e non la fissione nucleare è un'ambizione alla quale molti lavorano da decenni, e il problema per quanto mi riguarda importante, i meccanismi sono noti, il problema è confinare e mantenere stabile una quantità di materia ad una temperatura di 10 milioni di gradi per tempi lunghi e in un volume piccolo. Forse un giorno, cioè io spero che un giorno ci riusciremo ad ottenere questo ambizioso risultato. Questa prima prova sperimentale è un risultato storico che fa dell'Abruzzo il sole del sistema della ricerca scientifica. Ricerca scientifica che in Italia non sempre è valorizzata quanto si dovrebbe, ma i laboratori del Gran Sasso in questo rappresentano un presidio resiliente per i ricercatori di tutto il mondo. Il laboratorio del Gran Sasso è uno dei centri in cui c'è non l'effetto opposto della cosiddetta fuga dei cervelli, cioè noi abbiamo ricercatori che vengono dall'Italia, abbiamo ricercatori stranieri nello staff del laboratorio del Gran Sasso, quindi questo è uno dei parametri che misura l'eccellenza di questo centro di ricerca. A Teramo la pandemia ha aggravato il fenomeno povertà, i senza tetto aumentano e il comune pensa di realizzare al più presto un dormitorio pubblico. Si stanno ora valutando alcuni edifici. Tania Bonnici Castelli. Tempi duri per tante persone a Teramo, poche le risorse finanziarie, le abitazioni scarseggiano e la povertà dilaga. Il comune corre ai ripari e pensa di realizzare un dormitorio dove poter ospitare chi non ha né un tetto né un letto. La prima sede a cui si è pensato è quella dell'ex centro femminile in via Molinari, ma si cercano altre soluzioni più ampie, come spiega l'assessore comunale al sociale Ilaria De Sanctis. I tempi sono così difficili da dover pensare a un dormitorio per Teramo? I tempi sono così difficili, ma devo essere sincera, anche nella fase pre-Covid, pre-emergenza sanitaria, il problema dell'abitare per quelle persone che magari non hanno un reddito molto alto, magari sono persone single che non hanno una rete parentale, c'è sempre stato, tant'è che molte volte è la Caritas stessa o le altre associazioni che lavorano sul territorio in maniera molto silenziosa che prendono in carico queste persone e le fanno dormire nelle strutture recettizie che abbiamo come B&B oppure altri hotel. È un problema grande, è un problema che si deve risolvere, infatti proprio in questi giorni, soprattutto con l'avvento della pandemia che ha creato una nuova povertà, una povertà che io speravo rimanesse emergenziale, che invece stiamo notando sta diventando strutturale, è un tema che stiamo affrontando proprio in maniera fattiva insieme anche alla Caritas e altre associazioni per considerare e riconsiderare magari degli immobili anche di proprietà del comune, ove costruire non solo un dormitorio ma anche una situazione molto più ampia che richiama anche la mensa e altri servizi che servono a queste persone. In questi giorni molto scalpore ha destato la denuncia di Antonio, teramano, 72 anni, senza reddito, costretto a vivere in una roulotte, ma forse la storia non è proprio così. Ha detto molte bugie purtroppo, perché non è vero. Perché Antonio, che dice di vivere in una roulotte e di non avere un reddito, in realtà rispondo che ha una casa popolare, ha una pensione, un reddito di cittadinanza,
anche altri bonus che rientrano nella, nell'assistenza che dà come comune. Proseguono le iniziative lanciate dal Comune di Chieti dopo l'avvio di un tavolo di lavoro con i commercianti. È nato infatti un portale per acquisti sulla rete completamente gratuito. Il tavolo con le associazioni di categoria è qualcosa che abbiamo avviato sin dal nostro insediamento, ci ho tenuto in modo particolare perché ritengo e riteniamo che attraverso una interlocuzione proficua con le associazioni di categoria è possibile percepire quelle che sono le reali esigenze, le reali criticità che avvolgono questo comparto in un momento così complicato come quello attuale per via dell'emergenza Covid. In questo tavolo abbiamo fatto nostre tutte appunto le istanze che ci sono pervenute dalle associazioni di categoria del mondo del commercio e abbiamo anche ricevuto in maniera documentale da loro una scala di priorità. Per quello che riguarda la piattaforma è qualcosa sulla quale abbiamo lavorato giorno e notte affinché fosse pronta in tempi stretti, perché abbiamo adottato dapprima un'apposita delibera di giunta e successivamente abbiamo concretizzato questo progetto. È una piattaforma che dà, come ben ricordava, la possibilità agli esercenti del nostro territorio, della nostra città, di registrarsi con assoluta semplicità, è una piattaforma molto intuitiva e dà la possibilità ai cittadini di Chieti di poter comprare chietino anche in un momento di restrizioni come quello attuale. Stiamo pensando a delle iniziative in concerto anche con la collega Maretti che ha la delega all'innovazione sociale e per quello che riguarda invece le iniziative a 360 gradi insieme al nostro sindaco Ferrara, insieme al nostro vice sindaco De Cesare, per quello che sarà un Natale sicuramente diverso dal solito ma che noi cercheremo di rendere comunque gradevole per la cittadinanza. Il Pescara prova ad affidarsi ai precedenti positivi per esorcizzare l'ostacolo Pordenone. All'Adriatico Cornacchia il Delfino ha sempre gioito contro i Ramarri. Lo ha fatto a fine agosto 2019 con una roboante vittoria 4-2, con un gran secondo tempo e la doppietta di Cristian Galano. Lo ha fatto anche in Coppa Italia, successo di misura 1-0 nel 2013 con gol partita di Maniero e qualificazione dopo i calci di rigore nel 2018 a seguito del 2-2 maturato al termine di regolamentari e supplementari. Pordenone che peraltro è anche l'ultima squadra battuta in trasferta lo scorso gennaio. Domani ore 14 i biancazzurri contro i Ramarri inseguiranno il secondo successo in campionato avendo un grande problema da risolvere, quello dell'attacco per una squadra che già di suo fa fatica ad andare in gol e che domani sarà priva dei due centravanti Asensio e Seter. Gli esami strumentali hanno confermato per lo spagnolo quanto si temeva, uno strappo al flessore che lo farà stare fuori circa due mesi. Per il colombiano si aprono spiragli di un rientro per l'anticipo di Ascoli di venerdì prossimo. Almeno domani però bisognerà fare di necessità virtù. Galano è il favorito per la maglia di falso 9 sostenuto da Vokic e Maestro. È ovvio che se tu non hai Seter, se non hai Asensio, non puoi fare un certo tipo di gioco, non puoi chiedergli di tenere palla sui palloni alti, ma devi fare un qualcosa di diverso. Quindi ci vorrà un po' più di qualità in avanti, e devi cercare di arrivare dall'altra palla a terra, e portandoci la palla più che lanciandola. Quindi è una situazione un po' diversa, ma nonostante non ci sono questi due attaccanti io sono convinto che chi giocherà può fare bene, può mettere in difficoltà il Pordenone. Out Masciangelo per una distorsione alla caviglia, Crecco il favorito per la sua sostituzione, Nzita in ballottaggio e in vantaggio su Scognamiglio come centrale di sinistra, al centro il rientrante Bocchetti, conferme per Balzano centrale di destra, Bellanova tutta fascia, Busellato e Fernandez in mezzo, ancora panchina per Valdifiori e per Memusciai, quest'ultimo tornato a disposizione dopo i tamponi negativi ma con un solo allenamento in gruppo. Così Oddo presenta il Pordenone. Mi aspetto il solito Pordenone, le solite squadre di tessera, squadre molto organizzate, squadre che non sono votate particolarmente all'aggressività in avanti, sono un po' sognone, stanno lì e poi ti
mettono in difficoltà soprattutto quelle ripartenze con questi lanci lunghi per sfruttare le caratteristiche dei loro giocatori, quindi le ripartenze con giocatori come Churia o come Diab, e questi palloni negli spazi per questi giocatori che sono molto pericolosi. Dobbiamo svegliarci, stiamo andando in Serie C. Queste le parole pronunciate in settimana dal direttore Giorgio Repetto. Oddo le commenta e vuole tenersi stretto la panchina perché è convinto che la squadra risalirà. Le parole del direttore sono giuste, sono vere. E bisogna rendersi conto di questa situazione, stare di più sul pezzo, lavorare di più e mettere tutti quanti, a partire da me, qualcosa in più affinché si possa uscire da questa situazione difficile. Non è un problema di sensazione, è un problema che a volte si rimane basiti quando si prendono dei gol che non ci si aspetta prendere da una squadra di Serie B. Insomma, l'errore in campo ci sta, però dopo bisogna rendersi conto che tanti dei gol che abbiamo preso, secondo me, non sono dovute a incapacità, ma sono dovuti magari a mancanza di concentrazione, la voglia di non prendere gol e quant'altro. Non posso pensare che sia mancanza di capacità, ma piuttosto magari una mancanza in quel momento di convinzione, di voglia di non prendere gol. E nel momento in cui recuperiamo giocatori, questa è una squadra che tranquillamente può fare un bellissimo campionato, non ho il minimo dubbio. E quindi io rimango qui attaccato alla mia poltrona perché ho questa convinzione. La direzione di gara è affidata a Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta, che curiosamente ha diretto proprio il 4-2 di Pescara Pordenone del 31 agosto 2019. Oltre a quella vittoria, i biancazzurri con Airoldi hanno due pareggi in rimonta, sempre all'Adriatico Cornacchia, 1-1 col Trapani e 1-1 con l'Empoli. Con l'arbitro pugliese, la squadra di Tesser ha anche una vittoria a Trieste, 1-2, e un pareggio a San Benedetto 1-1, relativi alla stagione 2018-2019 in Serie C. Adesso vediamo gli avversari del Pescara nel Pordenone. Recuperato Scavone, che però partirà dalla panchina verso la conferma Pasa. Centrocampo Dioe Musiolik, coppia d'attacco sostenuta dal trequartista Churria. Le parole in conferenza stampa del tecnico Tesser. È sempre una squadra veramente al meglio delle sue possibilità. Se vuoi essere competitivo ci devi essere su tutti gli aspetti, innanzitutto quelli mentali di una squadra convinta delle proprie qualità, della propria forza, e tutto questo in piena umiltà, lo ridico due volte, umiltà. Però che se la va a giocare, di giocare a viso aperto, che vuole provare a conquistare i tre punti, perché sarà la volontà del nostro avversario, e quindi dobbiamo credere in noi e fare una partita intensa, aggressiva e tatticamente fatta bene. Pescara è una squadra di grande qualità tecnica, è una squadra che è una miscela di giovani davanti, di grande qualità, di grande esperienza in difesa e in mezzo al campo. Basta citare Valdifiori o Memushai, insomma, capitano nazionale albanese, e un giocatore che ha giocato in nazionale A italiana. Dietro sono tutti giocatori esperti che hanno fatto la Serie A e la Serie B, e davanti la qualità di questi giovani. Quindi è squadra completa, ma noi dobbiamo pensare a far bene le nostre cose. Le assenze di Asensio e Seta potranno togliere i punti di riferimento davanti, se appunto mancheranno? Sì, a loro vanno a togliere la prima punta, ma di assenze ne avranno anche altre, come ne avremo altre noi, come è successo la settimana scorsa, oggi mancavano 5-6 giocatori. Il calcio è questo, dobbiamo affrontarli ripeto, con la concentrazione e l'applicazione massima mentale e fare bene le cose sotto l'aspetto tattico. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito. On demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona serata.